campo libero. Sì, ma mandare un innocente in galera, io non fare lo stupido. La colpa è di tuo padre, tu dovevi essere a capo dell'azienda. Tutto questo non sarebbe successo. Giovanni, senti, io non ci posso credere. Solo un pazzo può pensare che a sabotarci sia stata Laura. Ma poi che prove hanno? Si staranno sbagliando. Lascia perdere. Immagino come tu ti possa sentire con la tua donna. Lorenzo, per me lei non esiste più. Flavia. Sei solo? Sì, vieni. Ho saputo di Laura. Non sai quanto mi dispiace. Immagino quanto stai male. Scusami se questi giorni non ti ho chiamato. Ma di che? Eri soltanto preoccupato per tua sorella. E io stupida che non l'ho capito. Ma non dovresti essere a scuola. Ma ti dispiace che sono venuta? Ma che, sono contento. Ho pensato che stavi giù e ti volevo stare un po' vicina. Allora hai fatto bene. Grazie. Un'altra giornata di merda da passare. Vaffanculo. Cazzo guardi, cosa vuoi? No, niente. Scusami. Lo sai come funziona qui? Oh, parlo con te! Qui le nuove si danno da fare, capito? Quindi tu dopo pulisci il cesso. È chiaro? Fai sì con la testa, se hai capito. Stronza. È cattivo. E anche con te. Qualche volta. Perché sei qui? Come dite voi? Puttana. Argenti! Preparati, hai una visita. Buongiorno. Buongiorno. Sono stato incaricato della sua difesa, ma se lei vuole, può sempre nominare un altro avvocato. Ha qualche cosa da dirmi? Io non ho fatto niente, se è questo che vuole sapere. Bene, allora possiamo cominciare. Signor Argenti, lei ha inviato una mail a un certo Fabien Granier, dove ammette il sabotaggio. Non l'ho scritta io. In questa stessa mail, lei dice al signor Granier che lo raggiungerà presto. Vede, è stato proprio questo il motivo che ha indotto il giudice per le indagini preliminari a emettere un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, perché esisteva evidentemente il pericolo di una sua fuga all'estero. Papà. Giovanni. Ciao. Come mai a quest'ora? Devo dirti una cosa. Sì. Ieri hanno arrestato Laura. L'accusano di aver adulterato volontariamente il profumo. Lo so. È inutile girarci intorno, Giovanni. Sono stato io a mandare quelle prove a Ruggeri. Senza prima parlarne con me. E che cosa sarebbe cambiato? Quella donna si merita la galera anche se ha avuto una storia con te. Ha fatto il doppio gioco. Sofia ha trovato una mail. Sì, lo so, papà. L'ho letta anch'io. Quindi saprai anche che mentre ti strappava Sofia se l'intendeva col francese? Mi ha tradito. E dovevi vederla mentre l'arrestavano. Era così impaurita, disperata.
Come ha potuto recitare con me fino a quel punto? Certo che poteva. E io ti avevo messo in guardia, ti avevo detto che non sapevi niente di lei. E così adesso quella donna ha rovinato la tua vita, Giovanni. E la nostra. Io non capisco perché lei si ostina a negare. Ma in fondo è stata lei a volersi far assumere la Danieli, no? Lei ha riproposto il Rosso San Valentino. Ha curato la scelta della materia prima. Ha seguito gli impianti. Lei era l'unica ad avere un movente. Quello della vendetta personale. Restituire ai Danieli il male che secondo lei Danieli aveva fatto a suo padre. Non è vero. Io non ho mai voluto vendicare mio padre. Volevo solo ridargli la dignità. E ci sono riuscita. Ma perché avrei dovuto distruggere tutto? Va bene. Ricominciamo da capo. Lei aveva ottime prospettive di lavoro in Francia. Improvvisamente decide di tornare in Italia e farsi assumere da un'azienda concorrente. Per meno soldi e maggiori rischi. Lei questo me lo deve spiegare. Perché? Gliel'ho già detto. Io sono tornata perché ho saputo che mio padre stava male. Abbiate pazienza, eh? Mi serve solo qualche giorno. Massimo una settimana e vi restituisco tutto. Sto solo aspettando un incasso. Ma sentite cosa ha detto Davide? Che ci paga? Ascoltami, strozzetto. Adesso basta, hai capito? Basta! O paghi subito, o fai quello che diciamo noi, hai capito? Eh? E che dovrei fare? L'autista. Casomai dovessimo scappare da qualche posto. No, eh. Io il ladro non lo faccio. Preferisco farmi ammazzare. I soldi non ce l'ho. Salutaci la tua fidanzata Flavia. Non crede che sia il caso di smontare tutto? No, lasciamo tutto così. Può sempre esserci utile. Sto pensando a dei cambiamenti, Ettore. Prodotti naturali, magari con un uso limitato della chimica. Eh? Che ne dici, Giorgio? Ci mettiamo a tavolino e studiamo insieme una strategia. Va bene. Ci sto. Hai ragione, ci vogliono dei cambiamenti. Scusa. Sì, pronto. Sì, sono io. Ah, perfetto. Gli dica di non muoversi, arrivo subito. Grazie. Era all'ospedale. Papà è stato dimesso. Ma dai. Sì. Senti, dammi le chiavi. Mi serve la tua macchina. Io sono in moto. Ma no, vengo anch'io, andiamo insieme. Okay. Giorgio. Ciao. Sono venuta a prenderti. Ma veramente stavamo andando all'ospedale a prendere papà, l'hanno appena dimesso. Papà torna a casa? Bene. Ma adesso ti voglio tutto per me per almeno un'oretta. Vabbè, senti, mi dai le chiavi dalla macchina e ci vado io. Papà lo vedi dopo a casa. Allora è tutto a posto. Andiamo. Va bene. Vai piano, eh? Sì. Allora ci mettiamo al lavoro. Ok? Sarà fatto, dottor Daniele. Ha nascosto le sigarette, sta stronza. Dove hai messo le mie sigarette? Esci da quel cesto e dammi le sigarette, cazzo! Dove hai messo le sigarette? Non l'ho prese io. Se le trovo qua ti ammazzo. Non ci sono, non ce l'ho. Dove le hai messe? Dimmi dove le hai messe! Che succede? Fatela finita voi due. Volete andare in punizione? Stavamo scherzando. Come no? Argenti, tu vestiti. Hai un colloquio. Chi è? Lorenzo. Ciao. Ciao. Ti ha portato delle cose buone da mangiare. Grazie.
perché sei venuto? Perché ti voglio bene. Sono un tuo amico. Il tuo migliore amico. Attualmente è l'unico. Beh, meglio così. Almeno non ho concorrenti. Sai, io sono sicura che il mio non è un errore giudiziario. Qualcuno mi ha messo volutamente in mezzo. E tuo fratello ti è venuto a trovare? No, mi ha chiesto io di non farlo. E pensavo che sia meglio così per lui. Mi farebbe troppo male vedermi qui. Si ricorderebbe di quando qui c'era nostro padre. Senti, Laura, io sono preoccupato per te. Non so che cosa farei per tirarti fuori di qui. Che sono così belli. Luca, mi serve un 8 snodata, ce l'hai? Si è spezzata. Vedi un po' da Salvatore. Simone. Flavia. Che ci fai qui? Mi hai detto che mi chiamavi e non l'hai fatto. Sì, hai ragione, scusami, mi sono scordato. Senti, è meglio che te ne vai. Non mi va che resti qui. Vieni via con me. Adesso no. Vediamoci a casa mia. Certo che sei lunatico forte, eh. Sei attento che non mi rivedi più. E non sto scherzando. Aspetta, papà, ti do una mano io. Ehi, ce la faccio, ce la faccio. Vieni. Che bello tornare a casa. E ci dovrei restare per un bel po', papà. Mi hai promesso. Sì, lo so, devo. E spero che presto ci si possa buttare alle spalle tutta questa brutta storia. Sarebbe la migliore medicina. Che c'è, Giovanni? Niente. Hai una faccia. È per Laura. Ma tu l'ami ancora, nonostante tutto quello che ti ha fatto. Cercherò di farmelo passare, papà. Nonno! Tesorino, ciao, tesorino mio del nonno. Ciao, amore. Come stai? Beh. Chi sei anche tu? Chi sei anche tu, grazie. Grazie, tesoro, grazie. Vieni qua. Venite qua. Giovanni mi ha detto che uscivi dall'ospedale e mi ha anche chiesto di farti compagnia durante la convalescenza. Bene. E allora, che aspettiamo a entrare in casa? Eccoli qua. Dio mio, quanto mi siete mancati.